Bentornati su questo canale Ericottero. Mi sa, con i ciao. Oggi mi trovo a Milano, esattamente davanti a un negozio che si chiama Tenoha Milano. E sono con Angie. Ciao. E Erika. Konnichiwa. Konnichiwa. E oggi che facciamo qui? Andiamo a vedere botteghe di Tokyo. Allora, io sono appena stata in Giappone, ma adesso ci torno di nuovo qua. E qua scopriamo tante cose. Andiamo belle. Andiamo. Eccoci, siamo arrivati. Entrata. Siamo in viaggio per Tokyo. Che bello! È stato ricostruito con un aereo vero e proprio, effettivamente, per cominciare questo viaggio per Tokyo. Ma mi sembra ritornata in Giappone. Nihon ni kaette kita mitai. Questo anche annuncio, mi fa sentire a casa. Benvenuti a Botteghe di Tokyo! Che bello! Kawaii, veramente! Queste sono tutte illustrazioni, prese dal libro Botteghe di Tokyo. L'artista si chiama Mateusz Iwanowicz ed è l'artista che ha disegnato anche Your Name. Background Your Name, quindi è molto famoso, e ha fatto questo libro che si chiama Botteghe di Tokyo, quindi quello che vedete voi sono le gigantografie delle botteghe che lui effettivamente ha fotografato e riprodotto, esatto, nel libro Botteghe di Tokyo, proprio suo. Qui ci sono tutte le botteghe e qui c'è la mappa di Tokyo con le zone in cui ogni bottega si trova. E c'è scritto tutto. Questo sono cuscino giapponese, zabuton, però non per dormire ma per sedersi per terra, zabuton significa. Invece per quello, per dormire, cuscino si chiama makura, questo è zabuton. Infatti c'è scritto zabuton. Andiamo alla merceria. La merceria Okasho, dove ci sono gli scampoli, no? Sono tutte botteghe storiche, alcune ancora esistenti, alcune non ci sono più. Questo negozio io conosco. Lo conosci? Sì, questo negozio io penso di aver fatto la foto proprio qui davanti. Sì? Sì. Dai! Sì. Devo cercare quella foto. Questi sono i dolci preferiti, i miei preferiti assoluto. Yeah. Ma non si può comprare, non si può né mangiare. Sakaya, che è molto famoso, e qua possiamo trovare appunto il sample food, cosa che in Italia si vede super raramente, anzi quasi mai, ma in Giappone le troviamo fuori da ogni ristorante. Infatti questi piatti sembrano veri, in realtà è tutto resina, ma sono fatti per far capire alla gente dall'esterno cosa serve il ristorante. Avendo il menù tutto in giapponese, o molto spesso c'è una cosa, quando io sono andata in Giappone che mi sono trovata disorientata, quando devi scegliere cosa ordinare dalle macchinette, se non conosci il giapponese non si capisce molto, anche perché le foto non sono molto esplicative, però guardando il sample food
uno può capire immediatamente, esatto, cosa può piacere, cosa ecco, non piacere. Io prendo questo tipo così. Anch'io, io questo. Curry. Abbiamo fatto ad arrivare dal Giappone questa, che è la vending machine. Sugoi. Non ci ho fatto caso che è in effetti in sì. Italia è strano trovare non la cosa. Non ci sono in Italia, qui l'abbiamo fatto arrivare. Io ho detto, quando ho visto, ma cosa c'è di particolare? Ah, è vero, l'esistenza. Ok. Invece la libreria Teishin Do ed è la bottega è ricostruita interamente come effettivamente in Giappone. Quindi troviamo la facciata stampata. All'interno troviamo l'arredamento proprio come sarebbe in Giappone a Tokyo, quindi venite pure a vedere. E questo è appunto il libro dal quale tratta la mostra. Proprio a questo libro, illustrazioni. Sì. Nanka natsukashi. Konnano aru. Che nostalgia, che pesante questo pezzo. Sì, una volta era così forte. Natsukashi. Questo posto è meraviglioso, cioè io sono appena tornata in Giappone e mi manca già il Giappone, quindi oggi sono a Milano ma sembro di essere ancora tornata in Giappone, ma in più, cioè queste, come vedete che è il mondo di dentro il libro illustrazione, quindi ancora di più, cioè è molto divertente, è bellissimo. Cioè sembra, sì, tipo un parco a tema, sembra di essere Tokyo, ma nello stesso tempo sembra di essere anche nel mondo di anime. Eccoci, grazie di avermi fatto vedere questo posto bellissimo. Prego. Grazie a te. Grazie a te. Arigato gozaimasu. Nel sogno. E quindi fino a quando è aperto? Fino al 27 marzo da Senò a Milano, qui a Milano, via Vigevano 18. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo.